abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Undicesima puntata di Grigliate Urbane. Noi siamo i Suburban Grill e come sempre sperimenteremo prodotti di eccellenza con tecniche di cucina al barbecue. La ricerca dei prodotti di eccellenza parte dagli ingredienti fino ad arrivare agli strumenti che noi utilizziamo, come il carbone, fondamentale per ogni barbecue. La scelta giusta del carbone infatti può influire sulla preparazione del nostro piatto, sia per la cottura che per i tempi, che per il sapore che noi andremo a dare alla nostra pietanza. Durante questa ricerca ci siamo imbattuti in un partner davvero speciale, Antiche Carbonaie. Pensate che producono carboni secondo un'antica tecnica dei Fenici, tramandata ormai da migliaia di anni. Realizzano carboni totalmente naturali, ecosostenibili e privi di additivi chimici, ma soprattutto sono realizzati totalmente nei boschi calabresi. Noi lo sperimenteremo con un gustosissimo primo, cavatelli, fiori di zucca e speck, e useremo un piatto davvero unico. Mettetevi comodi. Buona visione! Prendiamo una fetta di speck spessa un centimetro. La nostra ha un peso di circa 200 grammi. Possibilmente scegliete l'affumicata, in modo da dare quella spinta di gusto in più. Coltello da cucina e la iniziamo a tagliare, a strisce non molto sottili. Poi tagliamo nell'altro verso e otteniamo dei cubetti di circa un centimetro. Prendiamo un caciocavallo di circa 1,5 kg. Lo scegliamo di stagionatura media, quindi non troppo secco né troppo morbido. A circa 2/3 dell'altezza tagliamo la parte superiore, facendo attenzione a fare un taglio preciso. La parte di sopra ci servirà dopo, ma ora prendiamo un coltello più piccolo e iniziamo a scavare nella parte inferiore. Lasciamo almeno 2 cm sull'esterno, questo ci consentirà di non bucare la parte esterna. Questa stagionatura che abbiamo scelto è perfetta, più secco avremmo avuto difficoltà a tagliare, più morbido non avrebbe retto quello che faremo dopo. Dopo il taglio circolare facciamo dei tagli a croce in modo da riuscire a estrarre dei pezzi interi. Continuiamo a rifilare fino a raggiungere una forma di ciotola. Facciamo però attenzione a non forare né il fondo e né i lati. Con un coltello tagliamo in modo grossolano le scaglie che abbiamo ottenuto. Questo formaggio sarebbe buono da mangiare anche così, ma a noi serve come ingrediente per la nostra preparazione. Iniziamo a preparare il nostro barbecue urbano. Oggi vogliamo sperimentare un carbone davvero particolare. È il carbone naturale del nostro partner Antiche Carbonaie. Sono carboni biologici creati nei boschi calabresi attraverso una tecnica tramandata nei secoli dai Fenici. Proviamo una pezzatura media, dimensione ideale per il nostro barbecue urbano. Accendiamo e attendiamo che la temperatura si stabilizzi. Con questa quantità vogliamo provare a raggiungere i 100 gradi e mantenerli costanti per 2 ore. La brace è perfetta in mezz'ora.
Prendiamo quindi la nostra loggia in ghisa e gli versiamo un filo d'olio extravergine d'oliva. Facciamo oleare per bene tutto il fondo e reinseriamo la loggia sulla griglia per far riscaldare l'olio. Quando l'olio è caldo, la estraiamo dal barbecue e gli versiamo i cubetti di speck. Li rigiriamo e li facciamo rosolare sulla griglia. Quando li vediamo dorati e croccanti, passiamo al secondo ingrediente, i fiori di zucca freschi che abbiamo ripulito e rimosso la parte interna. Li inseriamo nella loggia e rigiriamo il tutto per farli insaporire per bene. Inseriamo sulla griglia e attendiamo una decina di minuti per farli cuocere. Quando sono cotti sono morbidi e sfilacciati. A parte abbiamo cotto dei cavatelli fatti in casa, che a metà cottura abbiamo scolato, e li versiamo nella loggia in ghisa. Amalgamiamo il tutto e inseriamo il caciocavallo tritato. Una bella rigirata per far mischiare gli ingredienti. E aggiungiamo una prelibatezza, la stracciata fresca realizzata con latte di bufala. Col calore si squaglierà e mischierà tutto il resto. Non può mancare una tritata di pepe misto. Una quantità non eccessiva per esaltare i sapori senza coprirli. Come sempre abbiamo conservato l'acqua di cottura della pasta e ne versiamo un colino nella loggia. L'amido presente al suo interno ci permetterà di creare una deliziosa cremina. Un ultimo passaggio sulla griglia per far asciugare i liquidi e insaporire gli ingredienti. E i nostri cavatelli sono pronti. E ora passiamo alla parte più coreografica di questa ricetta, l'impiattamento. Infatti il nostro delizioso caciocavallo, oltre ad essere uno degli ingredienti principali, verrà utilizzato anche come piatto per contenere i cavatelli. Il calore di quanto versato farà squagliare le pareti del caciocavallo, insaporendo sempre di più ogni boccone successivo. E vi assicuriamo che sarà difficile, finita la pasta, resistere dal continuare a mangiarlo. E buon appetito da Isud Urban Grill! Un caciocavallo di 1 chilo, 50 g di stracciata di bufala, una fetta di speck affumicato da 200 g, 5 fiori di zucca freschi, olio extravergine d'oliva, pepe misto, cavatielli fatti in casa.